Amici di SS Arezzo TV, buonasera. Torniamo a parlare dell'ipotesi di una cava nel comune di Capolona, perché c'è stato un movimentato consiglio comunale dedicato ad altro, doveva essere dedicato all'approvazione del bilancio, ma la minoranza ha presentato una mozione in cui chiedeva che venisse ritirata la delibera con la quale il comune chiedeva di inserire l'area oggetto della cava dal piano cave della Regione Toscana. La mozione è stata, come si poteva prevedere, respinta dall'Aula. Sentiamo allora le istanze del comitato, ma anche la risposta del sindaco Francesconi al microfono di Greta Settimelli. Una vicenda questa che di fatto è stata lanciata da SOS Arezzo TV in alcune puntate, quindi continuiamo a seguirla insieme a voi. Rimane in piedi il progetto di un'area estrattiva specifica del Comune di Capolona, per cui se la Regione dice sì, c'è un'area specifica del Comune di Capolona, le aree vengono subito messe senza bisogno di chiedere niente a nessuno. Questo è quello che ha detto il sindaco in poche parole. Io le facevo notare questo accordo di pianificazione, perché con questo il confronto pubblico di cui lui parla oggi in Consiglio Comunale... Salta, non c'è bisogno... No, è qua, una volta uscito il piano di estrattivo in cui c'è il polo di Capolona, c'è, quindi con chi mi devo confrontare? Io decido di farla qui, là, forse anche nella piazza qui ex Soldini, la posso fare dove mi pare. Purtroppo abbiamo sentito dalla voce del sindaco che per via del fatto che le amministrazioni precedenti non abbiano posto vincoli, no? Anche se questi vincoli sono palesi, sono davanti agli occhi di tutti, perché il paesaggio c'è e parla da solo, il senso di benessere che la natura, quando non è toccata, dà a noi esseri umani, ma anche agli altri viventi, voglio dire alle piante e agli animali che frequentano quell'ambiente, e sono palesi, non hanno bisogno di un vincolo che sia scritto. Una persona dotata di capacità di osservazione, dotata di comprensione di quella che è la realtà, una proposta del genere non l'avanza nemmeno. Appena gli arriva quella richiesta dice: per un piatto di lenticchie 100.000 euro all'anno, ma per favore, lasciamo perdere. La salute di quel posto, la salute degli abitanti, delle piante e degli animali è molto più importante. Per non parlare di tutto ciò che riguarda il turismo, la tutela di certi beni archeologici che sappiamo sicuramente sono presenti in quel territorio, anche se nessuno ha avuto l'accortezza di vincolarli. Nei procedimenti cominciati chiaramente sono stati richiesti dei pareri ai vari enti, tra vari enti che si sono espressi, da alcuni comuni, tra i quali ho citato la sovrintendenza, perché mi si dice di zona archeologica, e la sovrintendenza non ha dato parere negativo all'operazione, ha solo richiesto la presenza di qualcuno durante l'escavazione, specialmente ai primi tempi, perché per rendersi conto come da tutte le parti, per fortuna, il nostro territorio in Italia è ricchissimo di reperti archeologici da tutte le parti e nessuno può sapere sotto cosa potrebbe esserci, quindi è giusto che la sovrintendenza in questo vigili e da una parte, qualora dovessimo cominciare, ci fosse qualcosa, certamente mani alte assolutamente nel fermarsi e magari riuscire a valorizzare quello che potrebbe essere, che potrebbe esserci. Però il fatto che non lo metta, io presumo che la sovrintendenza attraverso i propri professionisti, le proprie competenze sia molto alta nel poter valutare determinate cose. La sovrintendenza dice non ci sono vincoli, vabbè, sulla carta, e questo lo sapevamo, però da un punto di vista della bellezza del paesaggio noi diciamo di sì. La sovrintendenza è ai beni culturali e anche all'ambiente, sovrintende anche alla paesaggistica. Quindi non è un deturpamento secondo la sovrintendenza è possibile portare avanti questo percorso che, ripeto, come ho detto in consiglio, come ripeto qui, è l'inizio di un percorso. Può trovare tantissimi ostacoli in qualunque punto, da qualunque ente, qualora ci sia, e l'ultimo in ultimo sarà il comune.
che qualora arrivassimo al grado di giudizio dell'amministrazione sarà un giudizio assolutamente rigido, ferreo, nell'interesse di tutti, e qualora qualcosa non andasse come vorremmo e non ci tutelasse abbastanza non daremmo assolutamente il consenso, ma al momento che questo sarà reso possibile da tutti gli enti che prima di noi si devono esprimere, in sostanza. Fare informazione sulle cose che si leggono su Facebook ed anche su quelle per sentito dire. Le dico un sentito dire a cui noi non crediamo, che queste due richieste siano state, diciamo, un po' partorite di suo pugno senza una consultazione vera e propria della Giunta e del Consiglio Comunale. È così o non è così? No, assolutamente la mia Giunta, come il mio gruppo di minoranza, come tutti gli uffici, con il gruppo di maggioranza, come tutti gli uffici, sono assolutamente coinvolti in questo. Il gruppo di minoranza non era stato consultato, e questo è assolutamente, assolutamente vero, anche perché è una fase embrionale. Dopo non solo l'avremmo fatto, ma anche perché non avremmo potuto fare diversamente, ok? Quindi, cioè, tutto questo è una concertazione che deve assolutamente venire in nome della correttezza, della democrazia. Le cose personali non esistono da nessuna parte, assolutamente. Ma d'altronde il sindaco deve firmare determinate cose sono firmate. Mentre invece l'avvio del procedimento, la delibera che è stata richiesta di ritirare, è una delibera di giunta, ma altri atti come la presentazione sono previsti da sindaco come rappresentante dell'amministrazione, non sono previsti da giunta, anche perché qualora avessi fatto un atto autonomo, l'ente regione che recepisce un atto che non ha la legittimità da essere fatto non solo mi risponde in malo modo, ma molto probabilmente mi redarguisce pure. Questo accordo di pianificazione che lei ha chiesto parallelamente all'inserimento nel piano cave, quello potrebbe far andare in deroga questo progetto, no? Potrebbe l'accordo di pianificazione con la provincia, diciamo che è un processo parallelo, che non è totalmente svincolato dall'altro, ma è un processo parallelo. È un processo iniziato per permettere noi, nel nostro pensiero, quello di poter eventualmente gestire in prima persona sicuramente questo eventuale progetto e non lasciarlo in eredità, perché i tempi, ok? Quindi era proprio per prendersi assolutamente tutte le responsabilità di una decisione qualora dovessimo andare verso quella.